Ciao Daniele, ciao Sesse, sì, tutto ok? Tutto perfetto. Ok. Bene, diamo lettura del disclaimer. Velocemente, gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo ha fatto sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente sessione didattica non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni, diretti o indiretti, relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore. Bene, eccoci qua, eccoci ritrovati. Spero tutti voi abbiate partecipato al webinar di presentazione fatto giovedì sera, in cui ho fatto semplicemente una carrellata dell'MT4 Kit, degli strumenti che troverete installati sulla piattaforma. Oggi passiamo all'aspetto un po' più pratico e quindi andiamo direttamente in piattaforma e vediamo innanzitutto come si installa questo kit e delle operazioni preliminari da fare in MT4 affinché poi tutti gli altri tool, ma non solo i miei, tutti gli altri tool che avete in MT4 funzionino correttamente. Lo vediamo insieme, andiamo direttamente sulla piattaforma, o meglio, sul desktop, vi faccio vedere come richiedere il Trading Solution Kit. Andate su scusate, l'MT4 Kit, andate sul sito di ZenFX, chiaramente vi dovete registrare. Una volta che vi siete registrati, vi arriverà il link per sbloccare appunto la pagina. Una volta che è sbloccato, come in questo caso vi appare qui sopra in alto MT4 Kit sbloccato, a questo punto avete accesso sia ai link di iscrizione ai vari webinar, e mi raccomando di iscrivervi a tutte e tre. Sia quello del giovedì che terrò io una volta al mese, quegli appuntamenti come quello di oggi, del martedì, ogni 15 giorni, e vi invito caldamente a registrarvi anche a quello del collega Bilotta del mercoledì alle 15:30, perché lui poi si occuperà un po' più dell'aspetto operativo dell'utilizzo appunto di questi tool, come li combina secondo i suoi studi, le sue analisi, ed è tutto quello che può fare lui, riesce a fare lui, è assolutamente replicabile nelle vostre MT4. Quindi, una volta che l'avete installato correttamente il tool, sarete anche più, diciamo, più facile, più intuitivo seguire i vari appuntamenti. Detto questo, fate la richiesta giù in basso del vostro date il vostro nome, cognome, un indirizzo di posta elettronica e specificate il numero di conto, se è demo o se è real. Se dovete come dire, abilitare il tool su tutti e due i conti, sia uno demo sia uno real, dovete fare una doppia richiesta, una semplice preghiera. È chiaro che il tool adesso è disponibile solo per i conti con il broker TopFX, siano essi appunto demo oppure real. Una sola diciamo preghiera è quella di aspettare. Una volta che avete fatto la richiesta di attivazione di licenza, chiaramente date il tempo al sistema innanzitutto di elaborare le vostre richieste. E datemi pure a me il tempo di abilitare le licenze. Quindi non mandate tre mail sullo stesso numero di conto, perché così rischiamo solo di perdere tempo. Le richieste sono davvero tante, e io, diciamo, anche durante il weekend o comunque appena ho disponibilità di attivare queste licenze, le prendo a blocchi e ve le attivo. Quindi portate un po' di pazienza. Quando vi arriverà via mail poi il link per scaricare il tool, una volta che l'avete scaricato, l'avete salvato sul vostro desktop, andiamo a vedere sul desktop, vi arriverà un file, cioè sostanzialmente dovete scaricare un file come questo che vedete qui sul mio desktop, setup mt4kit.exe. .exe significa che è un file eseguibile, è un file autoinstallante, non lo dovete mettere nella cartella MQL4 come diciamo di prassi viene effettuato per diciamo, altri rilasci di altri tool. Il file di setup serve apposta, già l'ho fatto apposta perché diciamo, va lui automaticamente a installare, a seconda se è un indicatore, un expert o uno script, nelle cartelle diciamo, dedicate. Quindi,
andiamo a vedere poi la procedura proprio di come funziona, facendovi solo una premessa. Probabilmente vi possono apparire dei messaggi dei vostri antivirus o dei vostri firewall oppure del vostro controllo account utente, semplicemente andate avanti. Ho fatto degli screenshot, non so se li riuscite a vedere. Uno di questi vi potrebbe apparire un'immagine di questa. Vuoi consentire a questa app con autore sconosciuto, perché magari Windows non mi conosce chiaramente come autore, e ci fa la domandina se vogliamo confermare, perché stiamo per installare un qualcosa sul nostro PC, oppure e chiaramente gli date sì. Oppure vi può apparire un'immagine come questa qui, che lo smart screen prevede, praticamente fa un blocco, diciamo, di questo file autoinstallante. Voi semplicemente, se vi appare questa schermata, fate More Info o Ulteriori informazioni se in italiano, e vi apparirà poi il tasto in basso Esegui comunque. A quel punto il file diciamo, va in esecuzione, perché se non fate, non esegui, e chiaramente il file non parte fondamentalmente. Una volta che lo avete fatto partire, lo facciamo partire insieme, questo tipo di applicazione viene utilizzata, vi consiglio caldamente di farlo a piattaforma spenta. Questo sia quando fate la prima installazione, sia quando fate le successive installazioni, magari upgrade e quant'altro. Fate tutte queste operazioni a piattaforma spenta, dopodiché la riavviate. Diamo un doppio clic sul file eseguibile, vediamo se appare qualche cosa. Vabbè, a me adesso mi è apparso quel messaggino, gli ho detto sì, e come vedete parte il file, diciamo, di installazione. Andiamo a sceglierci la nostra lingua, italiano, inglese, vabbè, mettiamo italiano, gli diamo l'ok. Andatevi a dare una lettura della licenza se lo volete fare. L'importante è che dovete accettare i termini del contratto, perché altrimenti non si illumina il tasto avanti. Fatto il tasto avanti, mi va a fare come dire, una ricerca ricorsiva sul PC, su buona parte del PC, di tutte quelle cartelle in cui è contenuta una piattaforma MT4. Ora, non è detto, perché dipende molto da come l'avete installata, ma nella stragrande maggioranza dei casi il file autoinstallante è in grado di riconoscere la vostra piattaforma. Chiaramente su questo PC ho diverse piattaforme installate. Andrebbe fatta diciamo, preliminarmente, visto il percorso dove dovevamo installare questo MT4 kit, perché magari potrei avere due percorsi uguali, no? O comunque simili, no? Con lo stesso broker, e magari posso confondermi. Questa è una cosa che magari vi faccio vedere dopo, dove andare a vedere il percorso. Una volta scelta la nostra cartella di destinazione, possiamo andare avanti. Se nel caso in cui il file autoinstallante non è riuscito a recuperare la vostra installazione di MT4, non c'è nessun problema, perché possiamo selezionare quest'ultimo bottone, cartella personalizzata. Nella cartella personalizzata gli vado a dire avanti, facciamo un test, vado a dire avanti. Allora, a questo punto mi appare questa schermata dove io devo andare a selezionare il percorso su cui installare l'MT4 kit. Quindi a questo punto faccio sfoglia. Adesso avevo creato una cartella sul desktop. Vediamo un po' se la riesco a recuperare. Utenti, salvatore, desktop, dunque, ecco, test kit, che sarebbe questa cartella qui che avevo creato precedentemente sul desktop. Voglio installare il mio MT4 kit in questa cartella. Allora gli vado a dare avanti, chiaramente il percorso gliel'ho selezionato io. Una volta che diciamo, faccio il clic su installa, lui che farà? Prenderà tutto il contenuto del file eseguibile e lo andrà a installare nella cartella di destinazione, diciamo, che io ho selezionato. Questa cosa la dovete fare nel momento in cui il software, l'autoinstallante, non ha riconosciuto la vostra MT4. Ma ripeto, è un caso abbastanza raro. Questo flag lo possiamo selezionare nel momento in cui volete essere rimandati alla pagina dei video tutorial, su cui, ahimè, apro e chiudo una parentesi, ho avuto un piccolo problema, li sto caricando, i vari tutorial dei vari prodotti. Ma questo è un link, sostanzialmente, se lo lasciate flaggato, è un link a una pagina di internet di YouTube. Adesso non lo vediamo, lo deflaggo da qua e gli faccio fine. Se tutto è andato nel verso giusto, nella cartella test kit,
sheet, ve la metto qui, troveremo le cartelle che lui avrebbe installato nella cartella MT4, quindi avrebbe installato tutta questa cartella MQL4 con expert, indicatori e script, e avrebbe installato anche una cartella profile con dei profile che abbiamo già preparato. Di questo ringrazio il mio collega Bilotta perché si è dedicato alla costruzione di alcuni profile già fatti, ma che, ripeto, possono essere utilizzati o meno, modificati a vostro uso e piacimento. Sappiate che nel file di installazione già li troverete all'interno della vostra MT4. Detto questo, chiaramente avete queste cartelle e allora sarete voi poi manualmente a metterle nelle cartelle giuste, cioè non so dove avete installato la vostra MT4. Nell'ipotesi in cui invece tutto è andato nel verso giusto, quindi abbiamo recuperato la nostra cartella di destinazione di MT4 sul broker.topfx, abbiamo riavviato la piattaforma. Se tutto è andato nel verso giusto, ripeto, troverete i tool direttamente installati in MT4 e li troverete organizzati in questa maniera. Nella cartella programmi, ovvero script, c'è una sottocartella dedicata a TS Script dove ci sono tutti i vari tool del kit. Li riconoscete i tool del kit perché hanno questo TS iniziale. Stesso identico discorso per quel che riguarda gli expert advisor, quindi consiglieri esperti. Expert, TS Expert, scusate, e troverete gli Expert Advisor. Identico discorso per la cartella Indicator, che dove avrà creato una sottocartella TS Indicator e avrà installato gli indicatori, tutti gli indicatori previsti in questo rilascio di questo MT4 kit. Su questo aspetto ci sono domande, fatemene adesso, non mi fate parlare da solo, interagiamo perché magari mi rendo conto che in alcune cose magari ci sono delle difficoltà. Se ci sono delle domande, fatemene tranquillamente. Una chat. Buongiorno, buongiorno, ok. Bene, allora se non ci sono altre domande passerei a andrei avanti. Una volta che il tool è installato, chiaramente vi pregherei di avermi fornito i dati corretti, quindi il numero di conto e chiaramente il broker deve essere TopFX. Se l'andate a installare su un altro broker, la licenza non è abilitata. Ci sono delle operazioni preliminari da fare, ma questo vale sia per l'MT4 Kit sia per l'intera piattaforma. Io immagino che mi sono trovato nella circostanza di avere delle piattaforme di nuova installazione e quindi non hanno uno storico profondo e probabilmente va fatto un lavoro di download dello storico da parte appunto da parte nostra in maniera manuale. Oppure utilizzando uno dei tanti tool che sono presenti all'interno dell'MT4 Kit. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è un po' di configurazioni della piattaforma. Andiamo su menu strumenti, anzi, la prima cosa che vi voglio far vedere è apri scheda data, questo è file apri scheda data, ci apre una schermata. La piattaforma è installata su questo percorso qua, dovete aprire il file origin. Origin, qui sopra c'è scritto dove è installata la nostra piattaforma. Questo ci servirà, ci sarebbe servito prima per decidere dove andare a installare il kit. Il kit lo andiamo a installare nel percorso CTOPFX, quindi quando ce lo chiede il file di installazione. Detto questo, andiamo a vedere delle configurazioni standard iniziali della piattaforma con il menu strumenti, opzioni. E qui, vabbè, io già l'avevo preconfigurato. La cosa principale è questa scheda grafici. Vabbè, qua ci sono diverse personalizzazioni. La cosa più importante che dovete fare preliminarmente è stabilire il numero massimo bar nello storico. Qui la traduzione in italiano purtroppo in MT4 non è venuto, ma qui c'è scritto in inglese max bar in history. Quante barre voglio avere nel mio storico e quante barre voglio vedere nel grafico ogni qualvolta lo vado ad aprire. Tendenzialmente più aumentate questo numero e più come dire, avete una mole di dati su cui elaborare le vostre analisi, i vostri indicatori più corposi. Quindi
Non esagerate con valori enormi perché rallentate parecchio l'utilizzo di DMT4. Adesso che l'abbiamo appena installata, o comunque dobbiamo fare questo lavoro di download dello storico, potrebbe essere opportuno aumentare questo valore, non lo so, tipo 50.000 barre nello storico e 50.000 barre nella visualizzazione dei grafici. Gli diamo il tasto OK, chiudiamo e riavviamo la piattaforma e lui si è preso questo valore. Fatto questo, perché ho dovuto fare questa operazione? Perché dobbiamo scaricare lo storico. Quindi per il momento mi scarichi tutto lo storico. Una volta che ho fatto la mia procedura di download di storico, ritorno sul mio valore di default. Ora, tendenzialmente, non so adesso i vostri utilizzi, ma tendenzialmente avere già 5.000 barre nello storico e 5.000 barre nella visualizzazione del grafico è già un valore abbastanza buono. 5.000 barre che cosa significa? 5.000 barre significa che appunto molto dipende dal time frame. 5.000 barre a un minuto saranno 5.000 minuti, 5.000 barre ad H1 saranno 5.000 ore di storico, come addirittura daily 5.000 giorni nemmeno ci sono nello storico. Quindi secondo me è già più che sufficiente, però questo è un valore che potete andare a personalizzare come meglio credete. Io una volta che ho fatto il download dello storico, quindi ho risettato da 50.000, sono ripassato a 5.000, riavvio la piattaforma, per me è più che sufficiente. Un altro passaggio importante è qui su consiglieri esperti. Questi flag devono essere abilitati esattamente come li vedete. Permetti il trading automatizzato, deve essere messo a true. Poi io ho di default disabilitato il trading automatizzato quando l'account viene cambiato, quindi quando faccio uno switch di conto sulla stessa piattaforma, disabilitami automaticamente gli expert perché faccio il passaggio su un nuovo conto, quindi vorrei riprendere in mano la situazione e quindi decidere se abilitare o non abilitare il trading automatizzato. Stesso identico discorso va fatto quando il profilo viene cambiato, quindi quando io cambio un profilo, disabilitami gli expert advisor. Una cosa importante è questo consente importazione DLL. Lasciatelo flaggato così, in modo tale che ogni qualvolta trascinate un qualsiasi indicatore, expert o script che sia, lui legge il valore di default impostato. Quindi lasciatelo impostato in questo modo, cioè flaggatelo qui. Detto questo, qui non c'è quasi null'altro da dire. E passiamo all'utilizzo di un primo tool. Il primo tool che appunto riguarda il download dello storico, diciamo così, ci serve per l'utilizzo preliminare di tutti gli altri tool, perché se non abbiamo uno storico corretto, anche gli altri tool potrebbero peccare come dire, di inefficacia o inefficienza. Quindi la prima cosa da fare in assoluto è il download dello storico. Questa è una cosa che va fatta, ripeto, non tutti i giorni. Sicuramente quando si installa una nuova piattaforma e magari con il passare del tempo, una volta al mese, una volta ogni 6 mesi, quello che volete voi, tanto vi faccio vedere, è un'operazione veramente banale e semplice, lo trascinate sul grafico e vi fate questo download di questo storico. Un altro piccolo aspetto è l'installazione dell'MT4. Non vi sconsiglio, insomma, non è auspicabile avere sulla stessa MT4 due, tre, quattro conti o addirittura due, tre broker differenti, perché ogni qualvolta noi andiamo a fare uno switch tra conto demo e conto real, anche dello stesso broker, noi gli stiamo dicendo a MT4 di prendermi lo storico da cartelle differenti. Io preferirei più che voi installiate due piattaforme differenti, quindi con due percorsi differenti, ed è abbastanza semplice e banale installare due piattaforme in cartelle separate fondamentalmente. Quindi quando aprirò il link di quella MT4, so che è un MT4 Real, quindi dedicata al mio conto reale. Quando aprirò l'altra piattaforma è dedicata al conto demo e quindi avrò tutto su demo, quindi per non confondere diciamo, le acque tra le varie cartelle diciamo degli storici. Questo è un conto demo, sì, spero di sì, è un conto demo. Andiamo a vedere un po' di tool. Oggi ci dedichiamo a questo aspetto del download dello storico e vediamo qualche altra cosa se c'è tempo. Fermatemi se ci sono delle domande, se avete dei dubbi, delle richieste, sono qui apposta per darvele. Lo strumento in questione si chiama, è uno script,
Piccola definizione di script: lo script è uno strumento, è un codice che viene lanciato sul grafico, esegue le sue operazioni e si autorimuove, a differenza di un indicatore che invece rimane installato sul chart e elabora con una certa frequenza i vari calcoli. L'Expert Advisor invece è un tool che oltre a fare questo, diciamo, è un codice che oltre a fare questo è in grado di eseguire proprio delle vere e proprie operazioni di trading. Questo proprio molto brevemente la differenza tra script, indicator ed Expert Advisor. Questo è uno script, come abbiamo detto. Come si usa questo script? Sostanzialmente, innanzitutto vado a preconfigurarmi quella che è la mia Market Watch. In questo caso vi ho messo pochi strumenti anche perché non abbiamo molto tempo a disposizione, perché vi faccio vedere come utilizzarlo. Io mi vado a predisporre quella che è la mia Market Watch, magari me la posso anche salvare in un profilo, questa mia Market Watch. Ho selezionato gli strumenti, solo gli strumenti che diciamo di mio interesse, e questo ve lo do come consiglio. È inutile avere tutti gli strumenti possibili e immaginabili sulla piattaforma, se poi non li vedo. Guardate che ogni flusso che voi ricevete in piattaforma è motivo di rallentamento della piattaforma. Quindi meno roba c'è, meno roba diciamo mettete in visualizzazione, meglio è. So che io non trado il Bitcoin, non lo metto proprio. So che non trado il petrolio, non lo metto proprio. Mi vado a preconfigurare una mia market watch personalizzata. In questo caso ho messo degli strumenti così a casaccio, vabbè, sono tutti quanti del Forex e vabbè. Un'altra cosa importante è il profilo scusate, il template del grafico. Questa è una cosa che dovete fare all'inizio. Aprite un grafico, lo facciamo insieme. Aprite un grafico vuoto. Io già l'ho fatto, lo andate a selezionare, a personalizzare come meglio credete, ma togliete di mezzo tutti gli indicatori, le griglie, i volumi, un grafico così pulito. Gli andate a fare un pulsante destro sopra, formato, salva formato e lo salvate come default. Questo formato lo salvate come proprio scritto così, default. In questo modo, ogni qualvolta io vado ad aprire un grafico nuovo, lui me lo aprirà con il formato default. Il mio formato default è questo, cioè ovvero non c'è assolutamente nulla, ma questo nella fase iniziale, proprio per fare il corretto download e più veloce download dello storico, perché chiaramente mi aprirà diversi grafici. Se nel profilo di default non c'è nessun indicatore da caricare, è molto più veloce. Marco mi chiede, allora mi scusi, signor, io programmo da qualche mese in MQL4, ma ho sempre problemi con la serie storica. Con questo script posso risolvere il problema? Può risolvere il problema dello storico, non dei backtest, però attenzione, questo non fa lo storico accurato dei file che servono per fare i backtest. Questo parlo il download dello storico dei dati che vediamo a video. Se i dati ti servono, ti consiglio di avere una piattaforma dedicata sempre offline. Ok, ti ha risposto già Antonio. Benissimo, benissimo. Ti consiglio di avere una piattaforma dedicata sempre offline una volta che hai scaricato tutti i dati. Sì, assolutamente sì, perché altrimenti questo lo potete fare semplicemente dandogli la disconnessione, quindi magari cambiate la password, mettete una password farlocca, la connessione non avviene con il nostro broker e quindi non c'è nessun passaggio di flusso dati. No, non è, esatto, sì, ci sono altri tool dedicati, Marco, diciamo, al discorso storico dati per effettuare i backtest con una certa qualità con un modello alto di qualità, ma non è oggetto diciamo, di questo webinar. Andiamo, ripeto, a vedere come si scaricano gli storici correttamente. Io chiaramente questo percorso già l'ho fatto. Andiamo a prendere lo script, si chiama TS Refresh Symbol Pro. Lo trasciniamo su un grafico, ci appariranno le variabili esterne, vi faccio vedere solo un paio di cose. Ecco, vedete, sul comune qui, permette importazioni DLL, è già selezionato perché l'avevo fatto già prima, anche permette i compravendite in tempo reale, non c'è bisogno di flaggarlo perché l'avevo flaggato già nelle impostazioni di piattaforma.
Andiamo a vedere anche un'altra cosa sul programma, questo lo trovate su tutti i tool. Questo copyright che vedete qui sopra è un link che vi rimanda alla pagina di YouTube dove appunto troverete una serie di video tutorial sull'utilizzo non solo di questo tool, ma anche degli altri tool. Detto questo, andiamo alle cose più, diciamo, più importanti, le variabili esterne dello strumento. C'è solo una variabile esterna, come vedete, execute on. Dove vogliamo scaricare questo storico? Sul grafico corrente, cioè ovvero dove l'ho trascinato, oppure sull'intera Market Watch? Andiamo a fare prima sullo storico corrente, però vi voglio far vedere, ecco, un altro aspetto importante, sempre tra le operazioni preliminari e anche quando mi volete segnalare qualche cosa. Nella scheda consiglieri, della piattaforma M24 viene printato in qualche modo tutto quello che viene fatto dagli expert advisor, dalla nostra operatività. Adesso la andiamo a ripulire, pulsante destro ripulisci perché vi voglio far vedere questa cosa. Andiamo a trascinare di nuovo il Refresh Symbol Pro sul grafico, Current, gli do l'ok, guardate che cosa succede, non so se riuscite a vederlo. Vedete? Sta facendo il download di ora, è stato molto veloce come vedete. Lo ha fatto sul mensile, weekly, daily, H4, H1, M30, M5, M15, M5 e M1 su tutti i time frame relativi allo strumento su cui l'ho trascinato. Quindi ho adesso più o meno uno storico fatto bene, scaricato bene. Adesso l'avevo impostato su 5.000 barre, è stato molto veloce, ma anche su 50.000 barre va veramente molto, molto veloce. Questo perché non ho nessun indicatore installato sopra, non ho come grafico, diciamo, di default. E questo vi semplifica molto la vita, perché se dovete scaricare lo storico su più strumenti, chiaramente in un batter d'occhio li andiamo a scaricare. Non solo li andiamo a scaricare, ma li andiamo anche ad aggiornare come grafico. Tanto è vero che quando io farò adesso uno switch di time frame, forse vi sarà anche capitato, soprattutto se la piattaforma è di nuova installazione, vi appare una scritta in attesa di aggiornamento. In quel caso vuol dire che non avete uno storico, come dire, buono, corretto, e vi può, qualche tool, più di qualche tool, vi può dare qualche problema perché magari nel giorno Y, all'ora Y gli manca la barra, semplicemente va scaricata. Questo tipo di procedura, con questo tipo di tool, è assolutamente automatizzato. Tant'è vero che se gli vado a dire, faccio pulsante destro sul grafico e vado ad aggiornare le barre e vado sul diario, vedete qui, ha sincronizzato solo due barre. Questo lo fa di default la piattaforma M24. Quando sincronizza e importa solo due barre, vuol dire che lo storico è correttamente installato. Ora, che succede di sovente? Una volta che io mi sono configurato la mia Market Watch, è chiaro che questa operazione mi interessa farlo per tutti gli strumenti di mio interesse. È sempre con lo stesso script, andiamo a prendere, vediamo un po' se riusciamo a farlo in maniera veloce, senza che vi faccio perdere tempo. Vado a trascinare lo script su un grafico a piacere, in questo caso c'è euro-dollaro. A posto di dirgli current, gli vado a selezionare All Market Watch. A questo punto il Refresh Symbol Pro che cosa farà? Prenderà il primo della lista e a seguire si farà tutti gli altri. Andiamo a vedere, tanto sono pochi strumenti, vediamo un po' come funziona. Eccolo qua, riparte da euro-dollaro, come vedete. Finisce euro-dollaro e passa su NZD yen, dollaro-yen, la vedete la scritta qui sulla print, no? Lo strumento è stato trascinato su euro-dollaro, ma come vedete sta scaricando lo storico di euro-yen. Come vedete è abbastanza veloce, stiamo facendo il download dello storico di 5.000 barre su tutti questi strumenti. Siamo passati a sterlina dollaro, poi switchiamo su dollaro CAD. Nel frattempo, se ci sono domande. Se qualcosa è andata storta, ce lo dice, diciamo, nella print qui troverete un messaggio di errore o qualcosa che non ha funzionato. Semplicemente, magari su quello strumento specifico gli è andato a fare un nuovo download dello storico. Come vedete, io mi sono scaricato per tutti i time frame e per tutta la mia Market Watch uno storico, diciamo, approfondito. Quindi dovrei aver correttamente eseguito questa operazione. Quindi nel momento in cui vado a utilizzare strumenti o tool che
utilizzano queste measure, questi, scusate, questi strumenti di cui ho scaricato lo storico, non dovrebbero avere nessun problema. Però magari nella watch list io potrei avere diversi strumenti, adesso non ve li metto tutti quanti, ma per farveli vedere mostra tutto. Lo volendo potrei farlo anche di tutti gli strumenti, chiaramente impiegherebbe un po' più tempo sul Forex, sugli indici, sulle materie prime e quant'altro. Impiegherebbe più tempo, ma voi tradate dollaro-rublo, tradate euro-messico, qualora quegli strumenti che non utilizzate, toglieteli dalla market watch e fatevi una market watch personalizzata, ve la organizzate un po' come meglio credete. E vi trascinate semplicemente lo strumento sopra e vi andate a scaricare lo storico approfondito su tutti i componenti. Questo fa in modo che non abbiate nessun tipo di problema anche sull'utilizzo di altri tool, diciamo del kit, ma non solo del kit, proprio in genere di MT4. Daniele mi dice: troppo utile, complimenti. Grazie, grazie. Sì, no, perché è uno di quei, diciamo, di quegli strumenti che servono, altrimenti l'operazione andrebbe fatta, come dire, in maniera a mano, insomma, e perdereste un sacco di tempo. Allora, Giuseppe mi chiede come posso eliminare valute che non uso? Eliminare proprio no, le puoi togliere dalla tua market watch. Basta fare pulsante destro qui sopra, simboli. Vi appare questa, allora, per esempio, qui andiamo a deselezionare AUD USD, non lo uso, Euro CHF, non lo uso, Euro sterlina, non lo uso. Quindi non è che li fate sparire, ci sono, praticamente avete disabilitato, li avete disabilitati dalla market watch. Chiaramente, se li vogliamo riabilitare, facciamo un doppio clicco, imposta, mostra, insomma, abbastanza banale, abbastanza intuitivo. Quindi, una volta che l'avete disabilitato, quegli strumenti che non vi servono, tipo che ne so, Forex, ecco. Dollaro Messico non mi serve, dollaro rublo non mi serve, dollaro zar non mi serve. Chiudiamo, dollaro zar è sparito dalla piattaforma. Questo dollaro CNH non mi serve, euro NOK non mi serve, euro Messico non mi serve. Posso fare questa operazione preliminare di salvarmi la mia market watch. Quando avete una market watch così, fatta in questo modo, con tutti gli strumenti, ecco, proprio in attesa di, cioè quando soprattutto viene rilasciato un dato macroeconomico, quindi c'è molta volatilità, c'è molto flusso dati, e questo vi rallenta parecchio la piattaforma. Maggior ragione se poi su questi grafici abbiamo installati dei tool, degli indicatori, degli expert. Chiaramente fate lavorare la macchina insomma, a pieno regime, poi dipende anche dalle prestazioni del vostro PC. Bene, domande? Che ore sono? Le 11. Dovevo andare, sono più o meno una quarantina di tool. Ho previsto di farne 3-4 al giorno, vediamo un po', però chiaramente poi ci ritorniamo sugli argomenti, non vi preoccupate. Questa è l'operazione preliminare, diciamo, per avere uno storico, ripeto, in piattaforma pulito. Una volta fatto questo, beh, allora iniziamo a utilizzare i vari tool. Oggi vi faccio vedere un paio di tool, sempre di script, sempre di utility fondamentalmente, tanto li dobbiamo vedere tutti. Primo tool, TS Account Data. Questo è molto, 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 molto simpatico e anche questo molto, molto utile. Lo trascinate sul grafico su cui ci interessano i dettagli. Automaticamente vi apparirà uno specchietto, come vedete molto semplice, molto banale, in cui ci fornisce una serie di informazioni utili sia sul conto sia sul simbolo su cui appunto l'abbiamo trascinato. Il numero di conto, vabbè, sono abbastanza banale, l'indestazione, la valuta del conto, il broker, la leva che abbiamo settato, cioè che è settata adesso sulla piattaforma, lo stop out leverage, balance, sono abbastanza semplice e intuitive. Vi pongo però un po' di attenzione su alcune informazioni che in MT4 purtroppo mancano o sono, come dire, poco chiare, e che le vediamo appunto nel simbolo, nei dettagli del simbolo. L'ho trascinato su un grafico che si chiama appunto euro-dollaro, il lot size è 100.000, il minimo lotto tradabile su questo strumento è 001 lotto. Antonio dice: Salvatore, puoi ridurre il terminale per favore? Che intendi per ridurre il terminale? Non ho capito. Sì, per ridurre il terminale. Non vedi bene l'immagine?
Datemi conferma se si vede, se è un problema solo tu, Antonio. Cioè, se io trascino lo script, voi lo vedete al monitor? Cioè, lo vedete? Allora, no, aggiusta tu il termine perché gli altri lo vedono bene. Dicevo, ci sono una serie di informazioni molto molto utili, come quanto vale un tick di questo euro-dollaro, vale 0,9438 centesimi di euro, il tick size, il contract value. Ponete attenzione a questo valore, a questo dato, che non vi viene fornito in MT4 di default. È chiaro che se ragioniamo con valuta a denominatore euro, un lotto, questo parliamo di un lotto, è tutto tarato sulla base di un lotto, cioè su 100.000, quanto vale un lotto di euro-dollaro? Un lotto di euro-dollaro vale 100.000 euro, molto semplice, molto banale. Già se passiamo su un altro strumento, tipo, che ne so, dollaro-yen, andiamo sul dollaro yen, trasciniamo lo strumento. Quanto vale un lotto di dollaro yen? Boh, dobbiamo fare il calcolo, dobbiamo fare i vari calcoli e il cambio di valuta. Con questo script, molto banalmente, molto semplicemente, ci viene automaticamente calcolato: un lotto di dollaro yen attualmente vale 94.375 euro. Come informazione, questo è molto utile, soprattutto nell'ambito dei CFD, un lotto di petrolio, un lotto di gold, un lotto di DAX, per come è settata nella nostra piattaforma, è un'informazione assolutamente indispensabile per tarare correttamente le vostre sites. Ed è un'informazione che, ahimè, nelle specificazioni dei simboli di MT4 manca. Poi vi fornisco lo swap long in base tick e lo swap long in base soldi. Lo swap long su questo strumento, se io porto in overnight un'operazione long di un lotto, pago 0,46 tick, diciamo di swap, che corrispondono a 29 centesimi di euro al giorno per avere la posizione aperta. Diciamo, quindi, se ho una posizione aperta per 10 giorni, mi addebiteranno all'incirca 2,90 euro di swap. Questa stessa cosa per il caso long, stessa identica scenario per il caso short. E qui possiamo andare a capire se conviene aprire l'operazione o tenere l'operazione per più giorni, se oltre il discorso dell'andamento, appunto, se è long e short, se mi vale pure la pena tenerla in essere, perché ogni giorno che passa ci pago lo swap. Altre informazioni come il margine iniziale, ma la cosa più importante è il margine richiesto per aprire un lotto di dollaro yen, un lotto, ripeto. Quanto margine mi chiede il mio broker? Attualmente mi chiede 3.145 euro per aprire un lotto, perché questo è un conto con leva 30. Fate attenzione che chiaramente questo è tutto concentrato, cioè tutto, diciamo, calcolato sulla size di un lotto. Va da sé che se voi tradate 0,10 lotti, dovete diviso 10 questo valore, quindi non si prenderà 3.145 ma 314 euro. Un'altra cosa importante è la leverage symbol. Il conto può avere un effetto leva pari a 500, pari a 400, ma lo strumento specifico può avere un effetto leva diverso, perché il broker l'ha tarato con un effetto leva diverso. Lo strumento è count data, ce lo fornisce questo dato, perché ci dice la leva proprio sul simbolo. Adesso in questo caso è la stessa leva del conto, quindi ho una leva trend anche sul simbolo, ho una leva trend. Non so se su questa piattaforma vi posso far vedere qualche cosa di differente. Proviamo con il Nasdaq, non lo so, non mi ricordo. No, 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 questo è tarato male, è tarato male. Questo è tarato male. No, no, non ve lo posso far vedere. Però ponete attenzione a questo discorso della leva differente del simbolo. Queste sono informazioni che chiaramente vi fornisce il broker. Io prendo con questo tool, prendo tutte le informazioni che vengono settate praticamente dal broker. Se il broker le tara male, ahimè, mi arriva un valore sbagliato. Però, come ho sempre detto a tutti gli utenti, vi invito caldamente a farlo. Scaricatevi, cioè che fatemi la richiesta di un conto demo, l'applicazione di un conto demo.
perché tutte queste belle cosette le potete testare senza farvi del male. Quindi vi pregherei, soprattutto quando parleremo di expert advisor o di tool particolari, vi pregherei di utilizzarlo su un conto demo. Prima dovete avere una buona praticità e essere bravi a manovrare la piattaforma, e poi possiamo pensare, diciamo, di utilizzare alcuni tool, sia che aprono o non aprono operazioni. Perché esistono due swap long e due swap short? Che differenza? Oh, in che senso? No, allora ti faccio vedere. Non è che esistono due swap. Uno è in termini di pip, te lo faccio vedere di nuovo qui. Lo swap long tick, cioè mi addebitano 4 tick, diciamo, di swap, e in termini di tick, a quanto corrispondono questi tick? A 3,88 euro, è lo stesso dato, è solo che viene espresso il numero cioè, come dire, uno è espresso in numero di tick e un altro è espresso in soldoni, perché lo swap, se vi faccio vedere anche nelle specifiche del singolo, in genere trovate questa, eccolo qua, swap per posizioni long, queste sono le specifiche del contratto euro-dollaro, swap per posizioni long, meno 4,11. Ma questi meno 4,11 a quanto corrispondono? Lo script che vi ho fatto vedere prima ci dà proprio questa contezza. Meno 4,11 corrispondono a 3,88 per un lotto. Non so se ti ho risposto alla domanda, Sergio. Ok. Altre domande su questo utilizzo del chi del scusate del dello strumento, se no passiamo avanti. Ok. Non ci sono altre domande. Vediamo altri simpatici script e tool che servono sempre. Vi voglio pure dire un'altra cosa, se questo sembra per l'utilizzo migliore della piattaforma. Voi potete personalizzare questi tool, ma qualunque, o mettendoli nella vostra scheda preferiti, o addirittura, nel caso degli script, soprattutto come uso io, impostare un hotkey. Che cosa significa hotkey? Ipotizziamo che l'account detail gli voglio impostare un hotkey. Faccio un pulsante destro su questo script, stabilisci hotkey, mi si apre questa finestra. Gli vado a dire che la pressione di CTRL o Alt, che ne so, Alt più la lettera A, faccio un esempio, mi deve trascinare sul grafico l'account detail. Gli dico OK, l'ho imposto. A questo punto, adesso voi non lo potete vedere, ma se io faccio sulla mia tastiera Alt più A, praticamente ho fatto in modo di trascinare lo script direttamente sul grafico. Questo è molto utile perché se, come dire, prendete confidenza con l'utilizzo, chiaramente sono personalizzazioni, non sono impostazioni che voi dovete dettare. Io ho fatto la pressione di Alt più A, quando mi trovo su qualunque grafico, io so a mente, mi ricordo che la pressione di Alt più A mi lancia lo script account detail. E mi fa diventare ancora più veloce, soprattutto se sono script operativi, nel momento in cui devo eseguire determinate cose, senza andarlo a prendere nella schermata con i programmi, cercarlo e via dicendo. Dovunque mi trovo, basterà digitare, ho selezionato la finestra, basterà digitare la pressione di Alt più A e lui automaticamente mi ha trascinato lo script e l'account detail in questo caso. Questo lo potete fare per qualunque tool, sia indicatori, sia expert che script. Andiamo a vedere due simpatici tool molto semplici e banali. Spesso e volentieri, ma come capita sovente, troviamo diverse trend line, diversi oggetti sul grafico. Abbiamo bisogno di uno script che ce li pulisce automaticamente senza andare a cancellare l'uno con l'altro, scusate, una alla volta. Abbiamo due possibilità: o chiudiamo il grafico, lo riavviamo, ma è molto scomodo. Ci viene in aiuto il delete all'object, TS delete all'object, che cosa fa? Molto banalmente, prende, vede tutti gli oggetti, ci farà la domandina chiaramente: vuoi veramente allegare il TS delete all'object sul grafico? Sì, se gli dico sì, automaticamente mi fa una pulizia del grafico, mi fa pulire tutti gli oggetti presenti sul grafico. Poi ci sono dei tool fatti in modo che se il grafico, se l'oggetto non c'è, lo ricrea.
Ci sono degli oggetti che abbiamo creato noi, come appunto delle trend line, degli oggetti, delle etichette, che non vengono chiaramente più ricreati, e questo mi serve per fare pulizia sul grafico. Anche qui possiamo stabilire un hot key, e io gli ho stabilito, ecco, come vedete, Alt più C, mi ricordo che Alt più C cancella tutto, quindi, che ne so, ho un testo, facciamo verde. C'ho un testo, poi c'ho una freccia, poi c'ho, che ne so, Fibonacci, quello che volete voi. Io so che la pressione di Alt più C mi lancia quello script, dovunque mi trovo, cioè mi posso trovare anche qui come navigatore. Alt più C mi richiama, vuoi veramente allegare il diretto object? Sì, tac, e ho pulito tutti gli oggetti sul grafico. Non so se è, Antonio, questo non lo sapevo. Questo dell'hotkey non ho capito. Sì, c'è sempre del barare, non si finisce mai. Stesso identico discorso, questo è molto banale, non ve lo spiego nemmeno, ripeto, serve per pulire gli oggetti. Andiamo ad aprire un po' di operazioni, che vi faccio vedere quest'altro. Compro. Porto via, tanto è demo, che crepi la valizia. Ombro, liquidità insufficiente. Ah, ho finito immagine. Ottimo, ottimo, perché questa è una leva trenda. Ho un po' di operazioni aperte. Uno script che è molto utile, ma immagino che già l'abbiate sulla vostra M4. Io comunque l'ho inserito. È il close and delete all position. Anzi, mettiamo pure una by stop, come se limit, una by stop. Ecco qua. È il close and delete all position. Anche qui gli ho stabilito un hot key, come vedete, Alt più X, l'ho impostato. Che cosa ci fa? Che cosa serve questo script? Molto banalmente, come un can armato, serve per chiudere tutte le operazioni aperte e quelle pendenti. Lo andiamo a trascinare su qualunque grafico, lo andate a trascinare, lui vedrà tutte le operazioni del terminale. Se gli dico sì, lui si mette a una e se le va a chiudere tutte quante. Come vedete, mi ha fatto pulizia dell'operatività. Questo serve soprattutto se avete un po' più di operazioni in essere, vi dovreste mettere con la X. Ecco, quando io apro un'operazione qui, siamo da 001, ci appare la X qui per chiudere questa operazione. Però immaginate, non so voi, ma insomma, capita di sovente di avere diverse operazioni. La piattaforma è settata di default che può contenere al massimo 200 operazioni aperte. Comunque, vabbè, non è nel nostro caso. Già se ne abbiamo 3, 4, 5, noi ci dobbiamo mettere una a una XXXXX per chiuderle tutte quante, no? Per chiudere gli ordini. Con questo script, che posso utilizzare anche con l'hot key, quindi abbiamo detto Alt più X, un attimo solo, ecco qua, Alt più X, mi chiuderà tutte le operazioni sul grafico, così, ta 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 ta, chiaramente mi ha lasciato la freccia, ma noi abbiamo uno strumento per chiudere, per cancellare gli oggetti, Alt più C, ecco qua, due pressioni di due grafici mi hanno fatto chiudere, cioè di due tasti mi hanno fatto chiudere tutte le operazioni in essere e addirittura pulizia sul grafico. E siete già nuovamente pronti per guadagnare o perdere altri soldini. Questo è abbastanza chiaro, non credo di dedicare altro tempo a questi due script, ma ci sono e servono, hanno una loro utilità. Se volete passiamo avanti, se ci sono domande posso farvi vedere qualche altra cosa. No, che si possono creare queste chiavi. Sì, è una impostazione di MT4, questo lo puoi fare per qualunque tool. Ok. Andiamo a vedere il calcolo of risk. Il calcolo of risk serve come tool. Come vedete, solo per spiegare gli expert e gli script è passata già quasi un'ora. Compriamo uno 003 lotti di euro-dollaro. Lasciamola aperta. Calcolo hot risk, a che cosa serve? Questo qua serve, è uno script, anche questo si può stabilire hot key, insomma, a vostra discrezione. Serve, è quando dobbiamo andare a impostare i valori di input, per fare una corretta taratura del rischio e della size che io devo aprire.
Io voglio avere un margine tra l'entrata e il mio stop loss, a prescindere da dove entro e da dove metto lo stop. Voglio mantenere una distanza tra la mia entrata e il mio stop loss di 20 pip in questo caso. 200 point corrispondono a 20 pip di euro-dollaro. Che tipo di rischio voglio diciamo, assorbirmi? In valore assoluto o una percentuale sull'equity? Facciamo quello assoluto perché è più semplice. Voglio rischiare sul mio trade 100 euro absolute money, ho messo absolute money e entro in gioco questa variabile, risk absolute money. Voglio rischiare 100 euro. Io voglio rischiare praticamente 20 pip, mi voglio giocare 20 pip e voglio perdere massimo 100 euro. Che size devo fare? Lui fa il calcolo. Allora tu vuoi rischiare 100 euro, vuoi mettere uno stop a 200 pip, devi tradare 0,53 lotti. È abbastanza chiaro, facile e intuitivo. Tant'è vero che se io vado ad aprire, andiamo ad aprire, proprio se me lo fa fare, al fenomeno, 0,53 lotti, vado a comprare. E mi vado a mettere uno stop a 20 pip. Lo vedete? 20 pip arrotondato, 20 pip perderò all'incirca 100 euro. Vabbè, quello è il calcolo che ho fatto prima. All'incirca perderò 100 euro. Cioè questo tipo di script mi serve per dare la giusta taratura alla mia size in funzione del rischio. Posso stabilire questo rischio sia in absolute money, quindi valore monetario, 100 euro, voglio rischiare 20 euro, 10 euro, 1000 euro, quello che siano, oppure posso dirgli, guarda, io voglio rischiare una percentuale della mia equity. E qual è la percentuale che voglio rischiare? Voglio rischiare il 2% della mia equity. In questo caso io ho un equity di 9.800 euro, voglio rischiare praticamente il 2%, sono 180 euro, beh, devi tradare un lotto 0,5. Con 20 pip di stop loss. È abbastanza chiaro? Sì, non penso di come dire che sia complicato. Fatemi domande se ci sono. Ok. Abbastanza semplice, abbastanza chiaro e intuitivo. Togliamo questo stop loss. Che non mi interessa. Ok, abbiamo un'operazione in essere. Altri script. Questo qui è molto semplice, lo dice stessa la parola. TS set back order. Che cosa serve questo script? Questo script mi serve per una duplice funzionalità. Uno per conoscere al volo il mio break even point e due per settare il prezzo di stop loss o take profit al break even point. Ho aperto 0,53 lotti a 1,05998. Trascino lo script e anche qui possiamo stabilire lot key sul grafico. Chiaramente l'ho trascinato su euro dollaro e quindi lui mi dà il break even point di euro dollaro. Chiaramente vuoi settare il break even point da 1,05998? Se gli dico sì, in questo caso, siccome sono in perdita, e vabbè, già l'ha fatto, ha settato il take profit. Adesso mettiamo un altro, devo mettere un ordine, questo ve lo dovevo far trovare già prima. Perché adesso sette il break-even point molto vicino al prezzo e quindi esce. In buona sostanza, se l'operazione è in guadagno, setterà lo stop loss al prezzo di break-even point. Se l'operazione è in perdita, setterà il take profit a break-even point. Il break-even point, nel caso di un ordine solo, è in questo caso il prezzo d'ingresso. Questo non tiene conto delle commissioni ed eventuali costi che ci sono in essere sul trade. Poi vi farò vedere altri tool per poter fare questo tipo di calcolo. Nel momento in cui io ho aperto una 0, facciamo un altro 0,53 a, vediamo un po', molto vicino, 1,06,003 il primo ingresso, 1,006,01 con la stessa size per semplificare. Qual è il mio break even point? Il mio break even point sarà 1,06,002, esattamente a metà. Ma questo perché? Perché ho le size uguali. Nel momento in cui avete diverse size o addirittura buy e sell, diciamo, con size differenti, vi farà il calcolo del vostro break-even point.
Se gli dite no, lui non farà assolutamente nulla e avete avuto l'informazione al volo di qual è il vostro break-even point. Se gli dite sì, setterà il break-even point a tutti e due gli ordini a 1,06002. Eccolo qua. Era un guadagno tutti e due, ha settato lo stop loss a 1,06002 perché chiaramente era un guadagno. Ripeto, un guadagno, il profitto qui. Non è comprensivo il discorso delle commissioni. Poi vi farò vedere qualche altra cosa che magari tiene conto anche di questo. È uno script che sta lì, ripeto, potete utilizzarlo sempre come hot key, come hot key, e vi può essere utile soprattutto quando avete delle posizioni, come dire, incrociate fra di loro, cioè vi perdete poi a sapere qual è il vostro break-even point. Ed è una informazione che purtroppo anche questa MT4 non fornisce. Lo dovete calcolare da solo. È abbastanza semplice calcolare il break-even point. Basta pure un semplice, banalissimo foglio di Excel. Però un conto è averlo direttamente pratico sull'MT4 e un conto è farsi i calcoli, diciamo, manuali su fogli di Excel. Ok. Vuoi far vedere, Stefano, TS Mouse, per favore? Sì, sì, vediamo di vedere anche questo. Togliamo un attimo questo stop loss. Queste sono le magagne di... Poi vi faccio vedere qualche altra cosa. Ok, ho tolto stop loss e take profit, ho queste due operazioni in essere. Andiamo a vedere il mouse stop loss e mouse TP. Lo dice la parola stessa, questi sono script che si usano in modalità drag and drop per settare il take profit o lo stop loss delle operazioni. In questo caso stiamo parlando di euro-dollaro, chiaramente viaggia strumento per strumento. Direttamente a monitor, direttamente a grafico. Questo io l'ho realizzato, cioè è stato realizzato prima che si potesse in qualche modo, diciamo, trascinare l'operazione con questo drag and drop, ma vi faccio pure rendere conto anche già adesso, vedete, io voglio spostare questo stop loss, sto spostando lo stop loss della 706, del ticket 706. Poi voglio spostare lo stop loss della 720. Guardate, vado qui e mi sposta sempre la 706, guardate. Perché quegli ordini purtroppo sono ravvicinati fra di loro. Quando io vado a fare il click con il mouse, mi prende sempre lo stesso ordine. E allora, se avete degli ingressi molto ravvicinati, anche questa funzionalità diventa di nativa di MT4, diventa un po' scomodo da utilizzare. In questo caso, mi viene incontro lo script mouse stop loss e mouse take profit. Che cosa fa? Andiamo a settare per esempio un take profit. Il take profit lo andiamo a mettere nella, se siamo long, lo andiamo a mettere nella parte alta del grafico, lo andiamo a trascinare dove ci piace. Noi lo rilasciamo, che ne so, su un punto, ipotizziamo di resistenza. Lui ci fa la domandina, qui gli diamo l'ok. Vuoi settare il take profit a tutte le buy 107348 dove abbiamo noi rilasciato? Se gli diciamo no, lui mi fa la domandina: vuoi settarlo il take profit a 107348 con un profitto stimato di 670, ma relativo al ticket 720, quindi lo farà uno per volta? No. Lo vuoi fare sul ticket 706? Sì. Con un profitto stimato di 609,57 euro? Sì. Allora mi è andato a settare solo il take profit della 706, andando a individuare sul punto grafico dove io ho rilasciato lo strumento, mi ha selezionato appunto, mi ha disegnato la linea di take profit e mi ha printato a monitor, come vedete, take profit buy della 7348 con un profitto attualmente, quindi con il calcolo di adesso, di 669,57 euro. Questa linea, se la spostate, purtroppo è uno script, non è un tool che sta ragionando sul grafico. Quindi questa scritta sostanzialmente è farlocca adesso, nel senso che non tiene conto del fatto che noi stiamo trascinando il take profit. Se non vi piace quel prezzo, semplicemente io vado a riprendere lo script, lo vado a mettere a un prezzo più basso qui, che ne so, gli vado a fare la stessa identica operazione qui, gli vado a dire: guarda, voglio settare tutte le buy lì.
A questo punto lui mi ha settato il take profit di tutte e due le buy a 1,06703, che è il rilascio, e me lo ha rifatto lì. Ma questo perché gli ho detto io sì. Nel momento in cui gli dico no, non me lo fa. Quindi io lo vado a trascinare sul grafico, mi va a evidenziare il punto di rilascio, che è 1,0631, mi piace questo punto, sì, mettimi là. Ok, ho settato il take profit. Stesso identico discorso vale per lo stop loss. Lo stop loss, chiaramente siamo in un scenario long, quindi va messo nella parte bassa diciamo, del grafico, perché se lo rilasciate nella parte alta, qui, come vedete, non mi fa più la domandina. Perché ci sta, in realtà potevo prevedere un alert, me ne sono dimenticato, non ci dà nessuna comunicazione. Questo perché? Perché vogliamo mettere uno stop loss al di sopra del prezzo. È evidente che lo script così non funziona. Se dobbiamo mettere uno stop loss, lo dobbiamo mettere dalla parte inferiore al nostro prezzo d'ingresso. Lo andiamo a mettere qui sotto, lui ci fa la domandina, vogliamo mettere uno stop loss a 1,055? Sì. E ha messo uno stop loss con un loss buy di 496 euro. Quindi, se le buy arrivano lì, perderò 496 euro. C'è una cosa che non mi torna, doveva essere rossa la scritta, forse mi sarà sfuggito qualche cosa. Queste sono delle piccole, come dire, dimenticanze, ma voglio dire, il tool funziona benissimo. Quindi abbiamo già indicato, già sappiamo che se le buy arrivano a questo livello di prezzo, guadagnerò all'incirca 1.300 euro. Se le buy dovessero raggiungere tutte e due lo stop loss, perderò all'incirca 496. Si può cambiare il colore di che cosa? Delle scritte? Immagino di sì. Il colore delle linee. Ma queste linee qui, queste rosse che vedi, queste sono di MT4, non le posso cambiare. No, queste sono di MT4, non si possono cambiare. È lo stop loss, il take profit di MT4, non si può cambiare. Posso cambiare certamente il colore qui, adesso non so per quale motivo, probabilmente una dimenticanza, ma qui dovrebbe uscire, oppure, se non ricordo male, l'ho fatto verde per indicare lo stop loss e il take profit delle buy. Ecco, adesso mi ricordo, se ho una sell F9, apriamo una sell, andiamo a mettere un TP, il TP della sell lo andiamo a mettere nella parte inferiore del break-even point. Ma no, pure questo è verde. No, allora ho fatto io un errore. Ci dovrebbe essere una rossa e una blu, beh, e una verde. Vabbè, sarà oggetto di un successivo upgrade. Sono stupidaggini queste. Comunque me lo segno. Una volta che vi arriva l'upgrade, che cosa succede? Succede che io ve lo segnalo, vi mando una mail. Guardate che ho rilasciato un upgrade, magari su un tool, su un altro tool, oppure ne accorpo diversi. Voi semplicemente chiudete la piattaforma, installate, fate la nuova procedura di installazione senza fare il download dello storico, solo l'installazione del kit, e vi troverete sempre gli strumenti aggiornati. Ma niente, si capisce lo stesso. Sì, in effetti sì. Io sono, per chi mi conosce, insomma, sono molto pragmatico, non vado, certo, anche l'occhio vuole la sua parte, ma questa sicuramente è stata la dimenticanza. Ma mi interessa che il tool funzioni e che serve allo scopo. Poi i colori, gli oggetti, le palle colorate sono fini a se stesse. Quando meno schifezze ho sul grafico, meglio è. Domande? Stop loss della sell è in alto. Vediamo, stop loss della sell, la mettiamo qui. No, non mi ricordo, cioè, no, l'ho lasciato proprio di default, tutte verde, vedi? Stop loss della sell lì a quel livello, perderò 454 euro, ma deve essere evidenziata rossa, evidentemente sarà sfuggito qualche cosa. Sarà sfuggito qualche cosa. Attenzione che poi questi oggetti ipotizziamo di chiudere. No, vi volevo far vedere un attimo questa cosa. Adesso, qual è il mio prezzo medio di carico? Qual è il mio prezzo medio di carico? Boh, lo script ci aiuta. TS set back order, che ho fatto vedere subito, a 1,05992. Io dovrei compensare, dovrei stare in pareggio. Che ha fatto? Ha settato il take profit della sell.
i due stop loss a 1,05992, praticamente gli sto dicendo: guarda, sono in questa confusione perché sono long short, vabbè, praticamente sono long di 0,53 lotti perché le due si compensano. Dov'è il mio break even point? Il mio break even point dov'è che compenso tutto? A 1,05992 all'ordo delle commissioni. Con lo script ho già settato sia gli stop loss sia il take profit delle varie operazioni a quel livello di prezzo. Quindi quando raggiungerà quel livello di prezzo uscirò. Ok? Domande? Tutto chiaro fino a qui? Queste sono cose abbastanza banali. Ho tralasciato l'extract in Excel, lo vediamo la prossima volta, ma molto semplice, molto, molto banale. Benissimo. Dobbiamo chiudere. Sto guadagnando la bellezza di 8,74 euro. Non le voglio lasciare al mercato, le voglio chiudere tutte. Mi devo mettere una a una? No. Ho lo script close and delete all position, portate a casa. Madonna che grafico sporco. Ho uno script che mi cancella gli oggetti? Alt più C. Benissimo, bravo Giuseppe. Se approcciate così alla piattaforma, vedrete che poi tutto vi viene un po' anche più semplice, però li dovete conoscere approfonditamente. Sembreranno delle banalità, ma tutto, il delete all'object, il close and delete all position, saranno delle banalità, ma servono, vi assicuro che servono. E questo non è niente, stiamo parlando dell'aspetto degli script. La prossima volta vediamo di approfondire sugli indicatori, prima di passare a cose ancora più complesse, e ne parleremo certamente martedì prossimo. Grazie Cristiano. Richiedete il tool, mi raccomando, della versione demo o contattatemi, avete tutti i miei contatti. Avete tutti i miei contatti. No, non ne faccio Marco corsi MQL, no. Non ne faccio corsi, però mi sono reso conto che, insomma, in alcune circostanze che mancano degli aspetti di base. Io do per scontato che voi tutte queste, diciamo, nozioni di base le conosciate. Mi permetto solo di suggerirvi alcune cose. Ecco, per esempio, una cosa interessante è quella di andare sul sito del mio collega. Andate sul sito di Salvatore, www.salvatorebilotta.com, lì vi registrate gratuitamente, vi verrà mandato un link al canale Discord e entrate nella chat di Discord. A parte avere il mio contatto poi anche lì dentro, cioè sono presente, ma avete una infinità di contenuti, sia di carattere basilare, sia di carattere evoluto, non indifferente. Poi valutate stesso voi la qualità del servizio, però è un passaggio assolutamente gratuito, fatelo tranquillamente, siamo disponibili a qualunque tipo di, diciamo, di supporto. Io mi occupo chiaramente della parte tecnica. La demo dopo fix a scadenza in altro broker se non si accende per due, non me lo ricordo. Io accedo sempre, quindi non ricordo. In genere sì, alcuni broker danno una scadenza temporale di 30 giorni. Ma basta aprirla l'operazione e eseguire, oppure nella peggiore delle ipotesi, vi scade il conto demo, fate un'ulteriore richiesta, mi segnalate la cosa, non c'è problema. Sì, mi può contattare, Marco, sì. Mi può mettere il link di Discord? No, ti posso mettere il link di Discord? No, ti posso mettere. Se lo trovo, eccolo qua. Ti posso mettere in chat, vai su questo sito, come vedi, io vabbè sono già registrato, accedi e lì ti vai a leggere un bel po' diciamo, di contenuti che sono contenuti di assoluto pregio, sia per chi ha le prime armi, sia per chi. Entrate nella chat di Discord, lì avrete tutte le informazioni. Ok, ragazzi, se non ci sono altre domande. Ammazza, sono le 11:40, mi dilungo sempre tanto. Spero che il servizio vi piaccia. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, quindi non il 3, il 10 di ottobre. E nel frattempo scaricatelo, usatelo, utilizzatelo, insomma, così vi trovate sempre più preparati.
Grazie mille per la partecipazione, sempre numerosa. Grazie, grazie. Oggi è un dato importante. il mio compleanno, grazie mille, grazie mille. L'ho dedicato a voi, ho dedicato un'ora della mia giornata a voi. Tenetelo presente. Grazie mille, grazie mille. Grazie, grazie, grazie a tutti. Bene, buona giornata.